Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi voglio provare Guild Wars 2, ragazzi, un gioco che effettivamente, pur avendo giocato per tanti anni agli MMO, questo in particolare non l'avevo mai provato. Anche se, a dir la verità, io il Guild Wars originale, cioè il primo, l'ho giocato per un bel pezzetto. Si parla di ormai tanti anni fa, degli albori di, insomma, di quando cominciavano a scappare fuori gli MMO, e l'ho giocato praticamente dall'uscita per un certo numero di anni, però poi l'ho abbandonato e il 2 non l'ho mai giocato, quindi per me è un'esperienza nuova. Si tratta di un MMO che ancora va avanti. Vediamo un po' di che si tratta, ok? Quindi il gioco si apre così, con la schermata di selezione della razza. Allora, vediamo un po' le razze. Char, vabbè, senza che leggiamo la descrizione completa, vabbè, sono quelli cattivoni basati sulla guerra. Umani, va bene. Ok, Norn, enormi cacciatori del nord, eccetera, va bene, che puntano alla vittoria. Che Asura, inventori alchemagici. Bassini, molto intelligenti. Poi Silvari, ah, che non nascono, vengono generati dagli alberi, se ho ben capito, sì. Nobile, cioè una sorta di elfi della foresta. Allora, io inizierei con il semplice umano, anche se il Char effettivamente un pochettino mi intriga. Anche lui. Vabbè, andiamo con l'umano, va. Female, male, va bene, facciamo una sorta di paladino. Allora, professione. Se mi piazzo qua dite che è meglio? Sì, forse sì. Guerriero. Guardiano. Ah, figo. Vabbè, una sorta di chierico però. Ranger. Ladro. Ingegnere. Oddio, questo è carino. Oddio, necromante. Ecco, non mi dispiacerebbe. Elementalista. Anche questo non è male. Mesmer, che cos'è? Ah, ok, mago delle illusioni. Vabbè, per semplicità, ragazzi, direi facciamo il guerriero, va. Body feature, altezza, vabbè, facciamo una cosa, vabbè, facciamolo, vabbè, non necessariamente super altissimo. Fisico, vabbè, così. Il collo mi piace un pochettino più, abbiamo questo pallidissimo, magari no. Head option, vabbè, faccio tutto quanto, poi ci rivediamo tra poco. Ok, sono andati avanti. Siamo andati avanti. Ho fatto praticamente me stesso in una maniera o nell'altra. Ok. Charm, dignity. Va bene. Ferocity, dai. Common folk, nella nobiltà. Nobiltà. Nella nobiltà. Ok, sono tutti elementi di lore però questi qua. Altasar. Ok, va bene. Ah, ok. The human race once ruled Tyria. Now, we struggle to hold our ground. We've been defeated, driven back, broken. But we will not surrender. So many nations have fallen. Only Kryta still stands. Our faith is strong despite the silence of the six gods. With
courage, we'll make our stand in Divinity's Reach. The city is my home. I was born to common folk, just one among many. My friends and I don't seek attention or glory. It's hard enough making ends meet. But I believe we can still shape a brighter world out of the ashes of the past. Today, I stepped outside of Divinity's Reach to see the world. When I arrived in Shaymore, the town was under siege by centaurs. Innocent villagers are in danger. Someone has to help. We can't go on living our lives in fear. I have to fight. I have to make a stand. Non sei particolarmente minaccioso. Mi dispiace ammetterlo, se non siamo particolarmente minacciosi. La difesa di Shaymore. Deve essere una sorta di intro e tutorial, vero? Sì. Allora, questo... Aspetta, allora, fatemi cambiare un paio di cose, ragazzi. Ok, allora, sì, ho cambiato un pochettino di comandi. Allora, corporale... Okay. Oh, vediamo un po', devo andare da queste parti. Qui sotto c'è la... c'è la mappa. Ci sono altri giocatori, eh? Parliamo col sergente Walters. Eccolo qua. Sergeant, there are more centaurs on the other side of town. Captain Thackeray's calling for reinforcements at the garrison. If he's calling for help, it must be serious. But I can't spare anyone. I'll go. Captain Thackeray's never failed Divinity's Reach. If I can help him, I will. Balthazar, bless you. That's the spirit that'll win this war. Good luck. Ok, ottimo. Aspettate un attimo, ragazzi. Sì, dai, mi piazzo qua che è meglio perché qua ci sono gli obiettivi. Non so, probabilmente la webcam coprirà qualcos'altro. Vediamo e casomai cambiamo. E anzi, la levo proprio. Ma un attimo, Non ho assolutamente niente. Ok. Beh, dovremmo essere qui. Allora, sconfiggi i centauri. Ah, sono di qua. Minchia, è pieno di giocatori. Aspetta, come invulnerabili? Ah, ok, non lo diventano qua dentro. Ok. Ah, interessante. Attaccano anche da altre parti? No, di là è chiuso. Ah, questa è una sorta di campione. A quanto pare sì. Comunque sono tanti giocatori, eh.
Wow, che sta succedendo? Ah, evento di gruppo. Sconfiggi il grande elementale di terra. Ok, lo stiamo massacrando. Wow! Una è andata. Au! Bam! Not dead yet. Brace yourselves. I think it's gonna explode. Queensdale. Where am I? What happened? You were injured when the elemental exploded. Captain Thackeray brought you here personally. Vabbè, ho capito. You've been unconscious for 3 days. You had lots of visitors. Villagers you rescued, some seraph, and even a tavern keeper from the city and his daughter. She came by every day. That'd be my friends, Andrew and Petra. I'll have to go see them once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise are the best medicine. The goddess Duena helped you. Perhaps you could help others? Thanks, I will. And thanks for taking such good care of me. Ok, allora, questa è la guida ai contenuti. Allora, questa è la quest che ho finito. E mi dà oro, esperienza e... sì. Oh, Savage Leap. Guardate, queste sono tutte le varie cose... Ok. Ah, è così che funziona. Interessante. Ok, allora. Devo parlare con questo scout. Però, scusate un attimo, eh. Come si equipaggia la roba? Master Backpack. Sì, ma rispetto a... No, ok, questo è senza dubbio... Sì, l'inventario, però, per equipaggiare la roba sul personaggio... Oh, voglio capire... Ah, con R c'è la corsa automatica. Vediamo un po' se... Ah, giusto, questa è la mappa. Figa l'animazione della mappa. Questo è l'inventario. Black Lion Trading Company. No. Ah, ovviamente sto con l'account di base, ragazzi, eh. Qui c'è la mail. Va bene. Questo per la registrazione. Questo è il party, in caso volessi far... Ah, aspetta. Ah, H per l'eroe. Equipaggiamento. Ecco qua. 5. Questo mi pare meglio. Sì, decisamente sì. Va bene, parliamo con lui. The fields beyond Shaymore are Krita's breadbasket. Since the Centaur attack, citizens are trying to rebuild their lives. But it's tough with bandits and dangerous wildlife roaming the area. Don't wait for an invitation. Jump in and help them. D'accordo. Ah, tutti questi punti con il cuore sulla mappa. D'accordo. Beh, andiamo un po'. Aspetta. Guild Wars 2. Path of Fire. Che è successo qua? Ci sono delle cose. Coming level rewards, profession skill, vabbè, un sacco di roba.
Vabbè, piano piano ci arriveremo, ragazzi. O meglio, probabilmente non in questa puntata della serie. Proviamolo. Mi sa che posso tornare in questo momento. Nutella, LOL, Faithful, Golden Moa. Ok, vediamo che devo fare qui. Come posso aiutare? Tend corn. Banditi. Va bene. Che devo fare? Ah! Ma che simpatia! Bam! Oh, mi piacciono le animazioni. Ma... Ah, ok, c'è questa barra di... Ah, devo prendermi cura delle vacche ballando per loro, per qualche ragione a me sconosciuta. Ok. E poi... Niente, ciao. Mi piace assai. Vabbè che mi sono scordato di lootare i corpi. Proprio vagamente infestata dai vermi giganti sta fattoria, ma proprio vagamente. Any Fang. Uno dei vari oggetti. Quello gli piace correre contro i cespugli. Oh, che è successo? Mi ha vaporizzato un verme. Bene, vedete questa barra qua su? Ma oh, il feeling degli attacchi mi piace, ragazzi, non è mica male. Devo dire. Communal Boost Bonfire. Che cosa... Cosa ci dovrei fare? Mi siedo qua e basta? Boh, vabbè. Ok. Ah, ok, questa si ricorda. Bam. Ho anche fatto un livello. Ah, inventario. Va bene. Rewards. Aspetta. Devo aiutare. Oh, aspetta, che ho preso. Che è successo? Equipaggiamento. È capitato qualcosa. Safe travels. Grazie. Non so bene che cosa sto sbloccando, però. Ah, standard equipment. Ah, sono i set. Ok, ok. Chiaro. Nell'inventario cosa ho? Che cos'è? Va bene, devo selezionare da qua. Ah, leather bag. Ah, ok, come su WoW ci stanno gli slot per le bag in più. Ok. Questo è un crafting material, d'accordo. Anche questo crafting material è per creare altre cose. Oh, molto bene. Adesso, dove devo andare? Di qua. Ah, controlla le trappole per creature ostili, rompi le uova e uccidi i draghi. Simpatico. Ah, aspetta. Elementali. Ah, River Drake, sì.
Aspetta un attimo, fatemi vedere una cosa. Mi piace assai. Oh, ma allora, le animazioni di questo gioco sono sorprendentemente soddisfacenti, e questa è la parola giusta. Non me l'aspettavo. Cioè, il gioco è un po' vecchiotto, ovviamente, però... cioè, ha il suo perché. Non mi dispiace affatto. River Drake è questo qua, però... Ehi, che succede? Ah, ok, in acqua non posso combattere. Sembrerebbe. Ma proprio per niente. Però aspetta un attimo. Perché la barra non... Ah, devo essere comunque in zona. Ok, è chiaro. Controlliamo le trappole da quest'altra parte, allora. Ah. Ah, aspetta. No, non mi dite che dovevo calcolare la distanza. Eh sì. Non mi dice niente su quanto vicino è, cioè, diciamo, la gittata dell'abilità. Niente, eh. Vabbè. Qui c'è uno che sembra simpaticamente... Ah, posso anche rompere queste uova. Mi piace assai. Ok. Questo è completato. E adesso Foreman fan... Ah, è qui. Ok. Mi sto trovando, ragazzi, non pensavo. Ok. Va bene, sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Ah, devo sconfiggere... Plug Leaks? Dove... Vabbè, devo svegliare questi elementali che si stanno appena saltando fuori e poi menarli. Oppure andare tipo qua, scommetto. Grazie. È interessante. Bam. Non mi dispiace, ragazzi. Per niente. Grazie. Allora, come siamo messi con la quest? Non ci manca molto. Vediamo un po'. Mi rifaccio il giro di qua. Questi sono respawnati, infatti. L'autoloot... Vabbè, non so se c'è, ma non so come si... Non mi va di fare tutto il giro tra le opzioni. Ah, ci sono questi elementali della terra che sembrano qua apposta per me.
Pensi che passano tranquilli qua in mezzo agli elementali? Final thrust. Ok. Una nuova abilità. Ok. Ah, punti di interesse, le banche, la skill numero 3 sbloccata. Va a livello 5, la skill di professione. Adesso impara come schivare. Aspetta un attimo. Questo cos'è, un evento oppure... Guarda che forse trovo anche delle cose in più. Wow! Quante sono lì? Un po' tantine, eh? Vediamo un po'. È il morale degli devo abbattere. Questa è la cosa strana. Vabbè, comunque, sempre lo solito. Sempre la solita cosa, no? Cioè, prendi, uccidi tutti fino a che non è abbastanza. Oh, che cos'è quella cosa? Quella cosa lassù. Come ci si arriva? Come ci si arriva lassù? C'è un qualcosa. Ah, era un evento praticamente e basta. Una sorta di evento periodico. D'accordo, continuiamo di qua. Former Eda con le sue orchidee? Ma di che stai parlando? How can I help you? Ah, ok, gli... Oh, aspetta, mi sa che ne è arrivato uno grosso. E infatti, eccolo. Ok, era un evento di gruppo questo qua, sì. Grande. Benissimo. Era pure un evento, oltre alle altre cose. Grazie. Feather Leg. Tiny Venom Sack. Ok, vabbè, questa l'ho quasi finita. Eccola qua. Ah, ho fatto pure il level up. Ah, mi dà anche il completamento della zona. Figo, mi piace. Ragazzi, mi sta piacendo. Più di quanto immaginassi. ...105 karma? Boh, vabbè. Impara come schivare... Ah, allora non l'avevo già preso. Ah, eccolo qua. Ok. Oh, mi piace assai l'animazione della mappa. È comoda. Se fosse un po' più veloce ancora sarebbe meglio, però vabbè, dai. Allora. Ah, con la V?
È scomodissima sta cosa. Va bene. Aspetta che imbecille. I achieve things. I'm an achiever. Prendi tutto. Veramente scomodissima sta cosa. Assai scomoda, non c'è che dire. Ah, impara. Booster di armatura? Aiuta Cassie nel range di Moa. Bam. Ah, aspetta, ma mi sa che invece di premere così posso... Un attimo. Posso premere sempre F, mi sa. Ah, simpatico. You're kidding, right? Cosa c'è qua? Ah, Bandit Haunt. Vabbè, vediamo se la quest va avanti anche qua dentro. Sì, lo fa, bene. Ragazzi, mi sa che c'è un po' di roba. Mighty Helm. Mound. Ehi, 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 ehi. Cibo rubato. Ah, guarda un po'. Eh sì, come vuoi tu, come vuoi tu. E guarda qua pure. Ok, allora, adesso però datemi un secondo perché mi sa che... Ecco, appunto. No, no, no. Ok, va bene. Facciamo questo. Questi vanno bene. Ancora meglio questi. Adesso vabbè, c'è l'elmo. Siamo questi. Ah, e i guanti proprio non ce l'avevo finora. Va bene. Già va meglio, no? Piacciono veramente molto le animazioni, hanno fatto un ottimo lavoro. Certo, come vedete ragazzi, la grafica è un po' quella che è. Però sapete, un ipotetico Guild Wars 3 con la grafica super... così, ma con questa... Diciamo, con questa attitudine alle animazioni, non mi dispiacerebbe affatto. Bandit Slayer... Io sto continuando a girare. Però sto continuando a... andare sempre più in profondità nella caverna. I could use some help. Ancora cibo rubato, vabbè dai, ormai abbiamo capito che mo arriva questo. Sì, sì. Dici tu. Questa
Questo che c'ha la cavalcatura deve essere decisamente di livello più alto di me. Aspetta però, sto andando veramente da tutt'altra parte adesso. Sì, vedi, non sono più nella zona della quest. Qui sì però. Andiamo indietro, va. Torniamo indietro e uccidiamo altri banditi più vicini al punto di consegna della quest. O comunque, vabbè, avete capito. Ok, allora adesso come funziona? Parla con chi? Con questo scout? Ah, devo imparare qualcosa riguardo all'area. Ah, perché qui ho finito, in effetti. Beh, ma allora... Ah, pensavo di dover tornare... indietro. Gli inizi di un eroe. Ok, 3 karma booster... non mi pensare. Va bene, no, allora decisamente devo andare di qua. Intanto uccidiamo costui. Chi è che mi spara? Mi sparerai anche tu, perciò. E questo? Questa è un po' più tosto. Mi sa che siamo in una nuova zona o cose del genere. Ho una certa familiarità con il guerriero di WoW, ecco. Beh, un po' me lo ricorda. Non a caso, credo. Copper ore? Ah, giusto, non... No, mi serve... avere... Oh, oh. Oh, cazzo! No, ma che dite, davvero, tutti quanti? Oh, oh. No, sono un tantinello fottuto. Va bene. Torniamo a un waypoint. Che sarebbe qui, vero? Ah, tra l'altro ha un costo in denaro. Cacchio. Va bene. Allora, ragazzi, sapete che c'è? Direi che è abbastanza. Devo dire che mi sono trovato meglio di quanto pensassi con questo Guild Wars 2. Certo, la grafica fa sentire un po' il peso dei suoi anni, ci sono un po' di cose che forse avrei fatto diversamente, ma allo stesso tempo devo dire che molte cose sono fighe. Se non fosse che non ho il tempo da dedicarci, probabilmente continuerei un po'. O se non altro vorrei saperne un po' di più. Va bene, ragazzi, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, soprattutto se conoscete Guild Wars 2 bene, perché magari ci avete giocato. Fatemi avere un po' più di informazioni qui sotto nella sezione commenti. D'accordo, gente? Bene. Grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco, se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!